Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Ora un attimino di... Già esteso, dovrebbe... Ecco. Ok. Ok, allora... Come dicevo, oggi vedremo come la realtà virtuale può contribuire a sviluppare strategie di ricerca completamente innovative nell'ambito dei beni culturali e anche di come si possano semplificare operazioni quali la gestione delle scale dello spazio e del tempo nei dati di studio. Permettetemi prima di darvi qualche dettaglio sull'attività del Centro Dreams Lab. Il centro si concentra principalmente sullo sviluppo di sistemi che sfruttino le più avanzate soluzioni di visualizzazione e manipolazione dati. Tutto questo viene applicato a campi molto differenti tra loro, ma che diciamo, riusciamo a mettere in contatto tramite queste tecnologie, come quelli delle scienze, delle arti e dei beni culturali. Una cosa diciamo, caratteristica, una delle sfide del centro è stata quella di integrare tecnologie così innovative in un contesto storico, culturale di altissimo livello come il Palazzo della Carovana della Scuola Normale in cui ci troviamo anche in questo momento. Già questo può essere visto diciamo, come una dimostrazione di come sia possibile l'unione tra i mondi della realtà virtuale e dei beni culturali, diciamo, può essere un punto di partenza ecco, sicuramente. Detto questo si arriva quindi al concetto di Virtual Cultural Heritage, ovvero l'idea che questi due mondi, come ho detto, possano collaborare proficuamente per raggiungere determinati obiettivi di ricerca, sia da un lato che dall'altro. Ovviamente un concetto che è stato anche ribadito, ma che bisogna sempre tenere a mente, è quello che la realtà virtuale e tutti questi strumenti non sostituiscono gli strumenti tradizionali, ma vogliono essere uno strumento aggiuntivo. Anche perché comunque tutte queste applicazioni mirano sempre ad arricchire e non sostituire l'opera o il bene culturale di interesse, che sono sicuramente di per sé insostituibili. Passiamo a questa slide in cui vediamo una breve lista delle feature, dei vantaggi che questi strumenti possono portare. Ovvio che non è una lista completa, ma è giusto per dare un'idea di alcune delle potenzialità. Innanzitutto è bene sottolineare, ho fatto un accenno nell'introduzione, la possibilità di analizzare le scale dello spazio e del tempo in maniera totalmente dinamica. Possiamo analizzare ambienti infinitamente grandi, infinitamente piccoli, potendoli ecco, navigare a nostro piacimento. Nello stesso modo poi possiamo viaggiare attraverso il tempo, ad esempio osservando tempi passati o ipotesi future, piegando anche questa dimensione diciamo, a nostro piacimento. Tutti i dati poi, diciamo, nel caso diciamo, della realtà virtuale, possono essere analizzati separatamente dal contesto reale. Quindi immaginiamo per esempio di avere un reperto, un'opera d'arte, magari che è sparsa in più frammenti per il globo, e possiamo visualizzare una ricostruzione totale in un ambiente unico virtuale. Quindi non dobbiamo avere per forza a disposizione diciamo, l'opera iniziale per effettuare uno studio su di essa. E in più poi, sempre in questo tipo di ambiente, si paragonano dati di tipi differenti. Quindi in questo modo si possono confrontare, per esempio, dati reali e virtuali in un unico contesto. Quindi differenti possono essere test, immagini, modelli 3D, acquisizioni, qualunque cosa ci possa venire in mente. Tra l'altro poi, in questo modo, cioè avendo tanti tipi di dato, la valutazione anche delle ipotesi ricostruttive può essere effettuata in maniera dinamica e interattiva, in modo da riformulare l'ipotesi in modo istantaneo. Quindi pensiamo a una ricostruzione magari archeologica, disegnata,
come si diceva anche prima, in 2D, se io voglio cambiare anche solo un particolare devo comunque ricreare da zero, magari no, però comunque devo apportare pesanti modifiche. Con questi strumenti invece possiamo farlo in maniera dinamica, quindi non si sostituisce la ricostruzione in sé che è fatta dallo studioso, ma gli si danno degli strumenti per fare un lavoro, fare lo stesso lavoro in maniera più efficiente ed efficace. Tanto per dare un'idea di cosa sono poi queste tecnologie, vediamo una brevissima panoramica delle tecnologie che utilizziamo per raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo appena parlato. Chiaramente vi ho detto, non è una lista unica, ma questo perché per motivi di tempo, analizziamo velocemente le più significative. Una su tutte è sicuramente il Cave 3D, che qualcuno ha avuto la fortuna di vedere nella pausa. Il Cave è un teatro, una stanza per la realtà virtuale costituita da pareti retroproiettate in 3D, dove l'utente si trova completamente immerso nell'ambiente virtuale. Un'idea che portiamo avanti nel centro è quella di usare periferiche non invasive. Questo significa che non dotiamo gli utenti di troppe cose da indossare magari o mettersi, questo per aumentare l'immersività del contesto virtuale. In particolare il nostro cave, dico il nostro cave perché non è detto che un cave abbia questa feature, è dotato di un impianto audio 3D, quindi questo ci permette di creare la componente di simulazione uditiva oltre che quella visiva, quindi coprire i due sensi principali. Un'altra tecnologia sicuramente molto interessante è quella dei caschetti per la realtà virtuale. Questi device permettono di immergersi completamente nel mondo simulato tracciando i movimenti della testa di chi li indossa. Come vedete in questo momento si sta esplorando un ambiente ricostruito semplicemente grazie al movimento dello sguardo. Il visore è stereoscopico e così in questo modo si permette di percepire anche la profondità degli oggetti simulati. Quindi ribadisco che un obiettivo per noi importante è usare dispositivi non invasivi e per questo usiamo anche questi tipi di sensori che sono sensori di tracciamento che ci permettono di seguire l'utente senza nessun altro dispositivo aggiuntivo. Vedete, in questo momento ci si può muovere all'interno di uno spazio virtuale in un'applicazione che vedremo più avanti nel dettaglio con il semplice movimento delle mani e tramite alcuni gesti si riescono poi a sovrapporre più livelli di informazione, in questo caso sono scansioni 3D attuali, quindi di quello che si trova oggi, e ricostruzioni, in questo caso con dei gesti semplici come chiudere una mano. Parlando invece di realtà aumentata, quindi non propriamente virtuale, è possibile usare strumenti come i display olografici, che ci permettono di proiettare immagini virtuali su oggetti reali, o anche per visualizzare più livelli di informazione legati agli oggetti reali. Questa tecnologia poi può dialogare anche eventualmente con i sensori di tracciamento di cui abbiamo appena parlato, per rendere interattiva l'osservazione dei dati olografici. Poi più avanti vedremo nel dettaglio anche le applicazioni che appaiono qua, che vedete qua in foto. Per ora abbiamo visto quali sono le potenzialità di certi strumenti e gli obiettivi che vogliamo perseguire e poi abbiamo visto anche le tecnologie che utilizziamo. Però parliamo ora delle applicazioni effettivamente che abbiamo sviluppato e che si basano su concetti come ad esempio l'analisi dinamica delle scale dello spazio e del tempo, per portare un esempio. Comunque anche qui è importante sottolineare come questi concetti siano applicabili in maniera indipendente dall'ambito analizzato, che sia ambito classico, moderno o contemporaneo, per fare degli esempi. La prima applicazione che vediamo è la ricostruzione virtuale dell'Agora di Segesta, che è frutto della collaborazione tra il Centro Dreams Lab, il Laboratorio di Scienze Antichità della Scuola Normale e il Laboratorio di Disegno e di Rilievo Archeologico dell'Università di Pisa.
Tramite questa ricostruzione è possibile proprio camminare di nuovo per l'antico Agorà, che è stato modellato secondo le più avanzate tecniche ricostruttive. Questo direttamente dagli esperti che hanno scavato sul sito. Diciamo, i modelli sono stati realizzati direttamente da chi ha studiato e scavato sul sito, in modo da ottenere una fedeltà storica e archeologica di altissimo livello. Qui vediamo un video che rende in parte l'esperienza e, come vedete fra poco, l'applicazione è controllata naturalmente con i movimenti del corpo, quindi, come vi ho detto, ci si muove semplicemente camminando, ci si sposta nella direzione voluta e ci si sposta, cioè nell'ambiente reale, ci si sposta anche nell'ambiente virtuale di conseguenza. Chiaramente anche il cave è dotato di visione stereoscopica e in questo modo si percepisce, come ho detto anche prima, la profondità, ma soprattutto le dimensioni reali della struttura, che è la cosa più difficile da fare quando ci si trova magari di fronte alle testimonianze attuali. Inoltre abbiamo anche provveduto in questo caso alla ricostruzione del contesto circostante, e tra l'altro in particolare il paesaggio estrapolato da foto reali, questo perché si ritiene che comunque sia una componente che sia rimasta immutata nel tempo. Quindi abbiamo creato un'applicazione che sia un tutt'uno, non sia solo un modello in sé, ma che renda un'esperienza simile a, diciamo, a come si poteva effettivamente vedere l'Agorà in tempo antico. Avete visto una prospettiva in prima persona, vi ho detto, può dare un'idea di cosa si vede all'interno, ma non stiamo vedendo in 3D anche in questo caso, quindi non possiamo percepire la profondità, ecco, sicuramente. Un'evoluzione poi invece di questa ricostruzione è stata quella di creare dell'applicazione, ecco, della ricostruzione è stata quella di creare un tool per l'analisi dei dati virtuali di scavo. In questo caso, tramite movimenti delle mani, si può interagire con l'ambiente virtuale e in questo caso si immerge ancora di più l'utente nel contesto di studio. E grazie a questo strumento che abbiamo sviluppato possiamo confrontare direttamente tra loro le varie fasi di scavo, quindi abbiamo le acquisizioni 3D e le confrontiamo tra loro. Oppure possiamo anche confrontare la ricostruzione con lo stato attuale, o ancora si riescono ad analizzare vari tipi di dato, quindi che sia un dato, un metadato, che anche in questo caso metadato, immagine, modello 3D. Sicuramente in questo caso si riesce un attimo a comprendere meglio. Ecco, vediamo lo stato attuale dell'Agorà e una parte dati di scavo che si trova davanti all'utente. Ecco, tramite la mano si interagisce andando in profondità e in questo modo si ripercorrono le fasi di scavo. Diciamo che si esegue una sorta di scavo virtuale, ecco. Invece in questo caso con altri gesti si può zoomare su reperti di particolare interesse e si analizzano visivamente. La sensazione è proprio quella di presenza, anche in questo caso, del reperto, dell'oggetto all'interno della stanza, cioè mi appare come se fosse effettivamente davanti a me. In basso poi troviamo dei metadati, in questo caso testuali, che riportano alle schede di scavo. Se continuiamo a interagire, poi riportiamo nella posizione originale i reperti e continuare proseguendo l'analisi sugli strati. In questo caso, vedete, appena troviamo un altro strato contenente reperti, invece possiamo analizzare anche questi ultimi. Quindi in questo modo l'esplorazione dei dati è anche semplificata. Se invece, ecco, vedete, si interagisce con altre parti dell'interfaccia, si confronta il dato attuale con una ricostruzione totale. E anche in questa applicazione ovviamente si può poi navigare ed esplorare l'ambiente ricostruito. Ecco, per quanto invece riguarda l'ambito delle opere museali, un esempio interessante è quello dell'analisi virtuale delle opere del Museo San Matteo di Pisa, con cui collaboriamo. Qui all'interno del cave possiamo analizzare nel dettaglio le opere, in questo caso è una cosa che comunque è difficile fare in contesto museale, perché avvicinarsi o interagire con l'opera non è possibile per motivi di salvaguardia, quindi non si sostituisce la fruizione dell'opera, ma si arricchisce in un certo modo anche qua. Inoltre poi possiamo interagire con metadati relativi all'opera interattivi, che sono direttamente poi collegabili alla stessa.
Ecco, in questo caso l'utente semplicemente muovendosi seleziona l'opera da visualizzare e spostandosi, quindi spostandosi visivamente, analizza l'opera nei punti che ritiene essere di maggiore interesse. Il livello di zoom in questo caso è altissimo e in questo caso l'alta risoluzione permette di osservare ogni dettaglio da vicino. Questo invece è un esempio di come si possa abbinare informazione reale e informazione virtuale, magari direttamente sull'opera stessa. Quella che vedete in questo momento è una riproduzione stampata in 3D dell'opera, accostata a una riproduzione virtuale insieme a dati, metadati testuali, però niente vieta chiaramente di usare le opere reali e proiettare una sua ricostruzione o comunque dei dati aggiuntivi. Per concludere la serie di esempi vediamo la ricostruzione di un'opera d'arte invece contemporanea che è la Caverna dell'Antimateria di Pino Gallizio. Quest'opera purtroppo per vari motivi è stata esposta poche volte al pubblico e quindi possiamo dire che attualmente, anche se è custodita al PECI, però attualmente l'unico posto dove possiamo visitarla è proprio nel cave del centro, grazie alla sua riproduzione in ambiente virtuale. Anche qui l'interazione è semplice, ovvero si cammina anche qua direttamente nell'opera e la si visualizza in maniera completa. Ecco, oltre che vedere nel video lo spostamento del corpo, si capisce come si interagisce, quindi se io mi sposto sulla parte frontale dell'ambiente, ci si sposta nella parte frontale dell'opera e così via. Ecco, invece poi tramite un tablet, che è chiaramente collegato al cave, possiamo completare la visualizzazione in parte come il soffitto o la parte posteriore. Una feature interessante poi è quella di poter valutare dinamicamente più ipotesi ricostruttive come la disposizione delle luci o delle tele stesse, quindi è chiaro che se magari lo studioso vuole fare un'ipotesi ricostruttiva deve allestire le tele, valutarla, oppure o le foto, insomma comunque valutarle e poi magari riformularle. In questo caso tramite due tocchi sul tablet possiamo fare la stessa cosa. Quindi, diciamo, per concludere, quello che abbiamo visto è che tecnologie innovative e beni culturali possono essere compagni di lavoro in molte fasi della ricerca e questo permette di trovare poi nuove strategie di studio che siano, anche come ho detto prima, sia efficaci che efficienti. Ribadisco che bisogna sempre tenere a mente che l'obiettivo è arricchire ed espandere il dato relativo all'opera o al bene culturale senza sostituirlo. E in questo caso poi le competenze trasversali sono fondamentali, infatti è proprio grazie a queste che si creano strumenti e applicazioni che sono davvero d'aiuto nel campo in cui si propongono. Ecco sì, per concludere queste sono le idee e i concetti poi che sono alla base del centro, alla base del lavoro del centro DreamsLab. Con questo ho terminato, grazie per l'attenzione. Grazie molto. Io invito chi non c'è ancora stato, chi invita è naturalmente il professor Barone, la Scuola Normale, ma insomma credo che valga proprio la pena di andare a vedere perché le cose che stanno realizzando lì sono molto interessanti. Vorrei due parole di conclusione, me le consentirete, e vorrei per concludere ricominciare dall'inizio della bella relazione di Cristina Alcidini quando citava i selfie. Perché in questo discorso la ragione, dimmi se mi sbaglio Cristina, per cui tu li citavi, è che questa idea di fotografare se stessi con l'opera d'arte è una cosa del nostro tempo molto interessante ma molto problematica. Infatti se ne discute molto. Mi è venuto in mente un remoto precedente, quando i selfie non c'erano ancora, quando c'erano però i fotografi ufficiali. Il remoto precedente è una cosa degli anni 30, quando Mussolini trovò il modo di regalare il discobolo Lancellotti a Hitler. E Hitler si fece fotografare, c'è una famosissima fotografia, famosa allora ma che gira ancora, in cui Hitler si fece fotografare col discobolo Lancellotti, che credo fosse andato a finire a Monaco, alle Gallerie di Monaco, e si fece fotografare davanti al discobolo Lancellotti in compunta ammirazione dell'antichità, levandosi il cappello militare che porteva così, con un'aria così. Ma il discobolo era alle spalle.
E come ha osservato un grande archeologo tedesco, Nikolaus Himmelmann, nel momento in cui lui voleva manifestare, fu usato molto dalla propaganda fascista e nazista per segnalare la devozione del Führer alla cultura classica, in realtà lui, mentre fingeva reverenza per la classicità, la chiedeva per sé. Allora, il problema è, quando noi ci fotografiamo con un'opera d'arte, che cosa stiamo facendo? Stiamo archiviando un nostro ricordo? Stiamo esaltando la nostra esperienza o la stiamo sostituendo per non vedere? Fotografiamo per vedere o fotografiamo per non vedere? Credo che la stessa cosa, credo che tu abbia fatto molto bene a cominciare da qui, perché è lo stesso problema che si pone. Come ci ha detto adesso Albertini, arricchimento e non sostituzione. Se le tecnologie arricchiscono, se il virtuale arricchisce la conoscenza diretta degli oggetti, allora veramente può darci molto, altrimenti se pretende di sostituire può portarci su strade molto strane. Io ne sono uscito da questa sessione rafforzato nell'idea che dall'interazione arte e scienza non nascono più certezze, ma più conoscenze forse, più dubbi certamente, più domande di sicuro. Grazie.